La civetta è sempre arretrata rispetto al canape anteriore, esce anche la lupa. Beh, penso di poter dire che delle prove che abbiamo visto fino a questo momento, questa è quella con la partenza più complicata. Vediamo se nei prossimi minuti evolverà la situazione in maniera più tranquilla. Ancora chiocciola molto vicina al verrocchino. La civetta si porta in nona posizione, alta, sono abbastanza strette le contrade nella parte centrale della mossa. Adesso la civetta arriva verso il basso, cerca di prendere la prima posizione, il Val di Montone si è portata in seconda, chiocciola vicino al verrocchino, entra in questo istante la partenza su tutti della contrada della torre, poi il Listrice, il Drago e la Pantera dall'esterno, insieme anche la Lupa, con la Pantera che prende la testa della corsa e va a girare la curva di San Martino. Pantera, Torre, Lupa, Leocorno, Istrice, Val di Montone, Drago, Chiocciola, Civetta e Bruco a chiudere. Pantera alla curva del Casato, poi la Lupa, la Torre, il Leocorno, l'Istrice, il Montone e le altre contrade. La Lupa adesso supera dall'esterno la contrada della Pantera, ha rallentato notevolmente l'Istrice, in seconda posizione è il Leocorno, curva di San Martino affrontata a buona andatura dalla contrada della Lupa con Bellocchio e Reo Confesso e dalla contrada del Leocorno con Tempesta e Volpino. Vanno a girare la curva del Casato, lo fanno bene entrambi, la Lupa poi rallenta e il Leocorno dall'interno che prende la testa della corsa. Abbiamo avuto anche una caduta nella civetta all'altezza della curva di San Martino, poi c'è il Leocorno che ha preso la testa di questa terza prova. Leocorno, Val di Montone, lo scosso della contrada della civetta, poi la Lupa, sta provando la Torre alla curva di San Martino, è la terza, adesso il Leocorno che sta girando in prima posizione, alle sue spalle c'è il Val di Montone, il Leocorno che gira la curva del Casato, gira il Leocorno e arriva primo al bandierino Andrea Coghe, detto Tempesta e Volpino. In seconda posizione c'è il Val di Montone con Antonio Mula e Vizzicheso e poi il cavallo scosso della contrada della civetta Van Cook, il suo fantino Walter Cusceddu, detto Bighino, è caduto alla seconda curva di San Martino. Non dovrebbero esserci particolari conseguenze per lui perché lo abbiamo visto subito in piedi ritornare appunto verso la curva. Avremo modo poi di rivedere anche nelle immagini che magari tra poco la nostra regia ci riproporrà questa terza prova, che ha visto una volta abbassato il canape da parte del mossiere Renato Bircolotti quando la civetta ha avuto quell'impennata con il canape che è andato sotto la pancia in pratica del cavallo fra gli anteriori e posteriori, con una rapidità e un'attenzione notevole da parte del mossiere. Abbiamo visto che le contrade sono state fatte uscire una volta dai due canapi proprio perché non si riusciva a trovare l'allineamento poi in occasione, e quindi è successo in pratica come per la prima prova. Poi c'è stato l'allineamento nuovo, un po' di confusione ancora con dentro i due canapi, e poi c'è stata la partenza con l'effettuazione della prova. Questo in primo piano è il fantino della contrada dell'Istrice, Carlo Sanna, detto Brigante. Ecco, rivediamo il momento della partenza, vedete l'uscita buona della contrada della Torre che poi dà briglia, comunque anche la Pantera in questa occasione, come in occasione della prima e della seconda prova, prende la testa della corsa con una buona partenza dai canapi, quindi alla prima curva di San Martino, Pantera, poi la contrada della Torre che ha già rallentato notevolmente la natura, la Lupa, il Leocorno, l'Istrice, il Val di Montone e poi girano le altre contrade. Questa è l'altra inquadratura che ci fa vedere proprio le traiettorie che stanno tenendo i cavalli in occasione della prima curva di San Martino. Poi c'è stato un momento importante nell'arco dei tre giri con delle contrade che si sono alternate in testa. La Pantera ha fatto una buona prova ha fatto anche la contrada della Lupa, diverse contrade hanno provato sia la curva di San Martino sia quella del Casato, poi nella parte finale il Leocorno ha preso la testa della corsa con Tempesta e Volpino, seguito dal Val di Montone e poi dal cavallo scosso della contrada della Civetta.
avremo modo poi di rivedere magari anche questo momento. Sentiamo anche un commento da parte di Susanna Pioli, direi, su questa intensa terza prova, no? Che tutto sommato ci ha dato diverse indicazioni. L'augurio naturalmente che ci facciamo è che non ci siano conseguenze per il Fantino e per il cavallo della Contrada Civetta. Soffermiamoci ancora, vedete Civetta che al momento della partenza rimane indietro alla mossa. Questa è una bella inquadratura, Susanna, no? Che ci fa vedere come il cavallo della Pantera tutto sommato abbia una per tutti, abbia questa progressione piuttosto notevole, come possiamo vedere anche da queste immagini. Vedete che partono praticamente insieme Torre Istrice, Drago, Pantera, anche la Lupa, la Torre continua, no? A spingere il cavallo, però mi sembra in modo naturale quello della Pantera lo superi in questo progredire subito dopo la mossa. Sicuramente sì, comunque esce benissimo la Contrada del Drago, che riprende immediatamente il cavallo, non gli fa fare neanche un metro. Guardate, lui che Giovanni Azzeni che controlla, infatti esce lui già qui, Giovanni riprende il cavallo, vedete, quindi probabilmente se fosse stato Palio ovviamente poi la progressione sarebbe stata diversa. Uscita molto bene anche la Torre, molto bene l'Istrice, molto bene la Lupa, e comunque la Pantera sta veramente dimostrando, questa cavallina che è una delle tre esperte del gruppo, di essere in grande condizione. Bella galoppata anche da parte di Bruschelli nella Lupa, che ha voluto testare stasera per la prima volta Reo Confesso. Fino a qui aveva provato soltanto le mosse, mentre oggi mi sembra ha dato briglia per capire che cosa ha sotto, e ha fatto anche un buon San Martino e un buon Casato.